Corsa! Olle! Corri! Vai che lo prendi! Che cazzo c'è da ridere? Ciao a tutti ragazzi, bentornati su Cose Cinesi. Nel video di oggi vediamo un gimbal tascabile a tre assi con motori brushless, economico, veramente comodo da portarsi in giro, che vi può aiutare a fare il passo in avanti con i vostri video. Vi starete chiedendo: dov'è questo gimbal? Non lo vedete perché sta tenendo pinzato in questo istante il mio telefono. Ma perché mi sto muovendo come una trottola? Perché ho attivato il face tracking, così da farvi vedere da subito come funziona bene la tracciatura del viso su questo piccolo gimbal di Hohem. Si chiama iSteady X e lo vediamo nel video di oggi. Ed eccola qua la confezione del gimbal iSteady X, il nuovo gimbal portatile leggero di Hohem, marchio che già conosco, ho già provato alcuni gimbal in passato. Mi hanno mandato questo piccolino e l'ho testato per voi. Questa è la confezione che già nel retro vi spoilerà alcune informazioni sul gimbal. Ci dice che è super leggero, pesa solo 260 grammi, 259 grammi, che è pieghevole, lo vedremo tra un attimo quanto è piccolo. Ci dice che è stabilizzato su tre assi, quindi ha tre motori brushless che si occupano di compensare i nostri movimenti e tenere il nostro telefono sempre in bolla. Ci dice che può fare il tracciamento del nostro volto, quindi seguirci come avete già visto. Che l'applicazione ha una sezione che si chiama Momenti, che ci consente di registrare video già con effetti cinematici di alto effetto, e infine che con un solo clic sul gimbal possiamo ruotare il telefono da orizzontale a verticale per utilizzarlo per esempio nelle storie di Instagram. Intanto nella confezione troviamo un cavetto USB di tipo C per caricare la batteria integrata, un laccetto da polso perché non ci scivoli di mano, il solito fantastico treppiedi di Hohem, sarà di plastica, sarà cheap, sarà economico, ma è comodo e non lo dobbiamo comprare a parte. Ovviamente troviamo il gimbal e vedete quanto è piccolo, e grande come la mia mano, e sotto la confezione troviamo un sacchettino per trasportare il gimbal quando siamo in giro e il librettino di istruzioni, piccolo piccolo ma contiene l'italiano con le informazioni di base per poterlo utilizzare. Questo è il gimbal, vedete come è piccolo, come è fatto bene, quando è chiuso veramente ci sta in tasca dei jeans quasi, o comunque di una felpa, in una borsetta veramente minuscola. Sulla parte inferiore è dotato di attacco a vite standard, nel quale va fissato, se volete, il piccolo treppiedi. Io ve lo consiglio perché il treppiedi è fatto in modo da essere dello stesso diametro del gimbal, e siccome il manico del gimbal è veramente corto e piccolino per tenerlo di dimensioni compatte, e avere questa appendice qui sotto dello stesso diametro praticamente ci aggiunge un pezzo di manico e ci dà più stabilità quando dobbiamo operare. Vediamo un po' come si apre. Beh, l'installazione del telefono è veramente molto semplice. Vi do un consiglio valido per questo iSteady X, ma per tutti i gimbal: quando montate il telefono cercate di fare in modo che sia stabile anche a gimbal spento, cioè che il telefono non penda tutto da una parte e tutto dall'altra. Questo consentirà al gimbal di non dover avere i motori sempre sotto sforzo, quindi consumerà molta meno batteria e comunque anche sarà meno stressante per i motori stessi. Una cosa che mi piace tanto è che la pinza che tiene il telefono è fatta in modo che non possa premere eventuali pulsanti presenti nei fianchi del telefono. Questo, che era un problema per vecchi gimbal, adesso hanno risolto facendo la pinza in una maniera più intelligente. Un'altra cosa particolare di questo gimbal è che, come potete vedere, è fatto disassato. Cioè c'è tutto un offset del braccetto che non è centrato al centro del telefono, ma quello che regge il nostro smartphone è tutto buttato da una parte, e questo per fare in modo di lasciare libera la parte del telefono che ha le cam. Alcuni telefoni hanno camere grandangolari e quindi in certe posizioni potremmo inquadrare il braccetto che regge il telefono. In questo caso hanno risolto così
La stabilizzazione è sempre efficace, ma senza correre il rischio che il braccetto che regge il telefono vada davanti al nostro obiettivo. Tutto questo ha un compromesso. E qual è il compromesso? Che questo gimbal non consente più di tanto la rotazione del telefono nel senso verticale, cioè non sarà possibile con questo gimbal tenere, come vedete, arrivo a fine corsa e non posso tenere a torcia questo gimbal. L'escursione in questo senso è limitata, appunto per come è fatto. Tenetene conto che non si può usare a torcia questo gimbal. Poi per il resto i materiali sono buoni, non mi piace tantissimo il colore, non mi fa impazzire, però ce n'è una variante bianca che è veramente fantastica secondo me. Perché non mi piace il colore grigio di questo gimbal? Perché lo rende povero. In realtà è fatto molto bene, i materiali sono buoni, le plastiche sono buone, anche le finiture sono buone. Però non lo so, questo grigio mi fa sembrare tutto più povero di quanto in realtà sia questo dispositivo. Meglio il bianco. Nella parte interna dell'impugnatura ci sono i comandi. Uno è il joystick che ci consente di muovere a nostro piacere i motori e quindi di orientare il telefono come meglio desideriamo. Poi ci sono i due pulsantini. Quello a destra di chi utilizza il gimbal è quello di accensione e spegnimento con pressione prolungata, mentre il click singolo si occupa di girare il telefono da orizzontale a verticale e viceversa, quindi per le storie di Instagram o app simili. Il tasto a sinistra di chi lo utilizza invece è quello per scatto foto se siamo in modalità foto, oppure inizio video, stop video se siamo in modalità video. Il cambio della modalità si fa sempre con quel pulsantino con il doppio clip, si switcha da video a foto. Invece tre tap sempre sul solito pulsantino di sinistra ci consente di variare la camera da interna ad esterna e viceversa. Possiamo anche resettare la posizione del gimbal allo stato di default con un doppio tap sul pulsantino di accensione e spegnimento. Ovviamente il gimbal ha diversi modi d'uso, sono 4 nello specifico e li vediamo adesso. Si cambiano tenendo premuto il tasto di sinistro e poi facendo 1, 2, 3 o 4 clic sul tasto di destra. Il primo modo è il pan e tilt follow, cioè il telefono segue la rotazione orizzontale e verticale, ma è bloccato sulla inclinazione laterale. Con il doppio clic sul tasto destro e tenendo sempre tenuto il sinistro si va nella modalità pan follow, cioè il telefono segue la rotazione orizzontale, ma quella verticale e l'inclinazione laterale sono bloccate. Con 3 clic sul tasto destro, invece, passiamo nella modalità all lock, cioè il telefono non segue nessuna rotazione, è proprio bloccato. L'ultima modalità si attiva con 4 clic sul tasto destro e si chiama POV. Il telefono segue tutte le rotazioni del gimbal su tutti e tre gli assi. Sul fianco sinistro è presente il cursore che può essere utilizzato per lo zoom oppure per la messa a fuoco manuale se il vostro telefono lo consente. Non tutti i telefoni hanno la possibilità di usare la messa a fuoco manuale e non tutti i telefoni hanno una buona resa dello zoom. Io per esempio ho 2 telefoni, l'ho provato con entrambi, con uno lo zoom è bello fluido, con l'altro invece va a scatti. Quindi se avete un telefono Android sappiate che c'è la possibilità che lo zoom, che tra l'altro è digitale, cioè non sfrutta le lenti, le ottiche del vostro telefono, potrebbe essere che sia scattoso. Se invece avete iPhone, da quanto ho potuto verificare, è sempre perfetto e fluido. Sul fianco destro c'è infine la presa USB di tipo C che ci consente di caricare la batteria integrata. La ricarica impiega circa 5 ore,
e il tempo di utilizzo è di ben 8 ore. Sappiate che durante tutti i giorni in cui l'ho provato non sono riuscito a scaricarlo, quindi la durata è veramente eccellente. Il gimbal può essere utilizzato in modalità verticale normale, quindi col telefono sotto l'impugnatura in giù, ma se ci serve fare delle inquadrature più raso terra, semplicemente possiamo ruotarlo in questo senso e sarà utilizzabile anche sotto sopra. Andiamo un po' alla stabilizzazione. Come funziona questo gimbal? A parere mio funziona molto bene, la stabilizzazione è efficace e a parte il discorso dei motori nell'asse verticale che sono limitati in escursione, devo dire che compensa molto bene quelli che sono i sobbalzi di noi mentre camminiamo o mentre stiamo correndo. E ovviamente, come avrete già visto, sulla scatola ci sono dei QR code che ci consentono di scaricare l'applicazione che si chiama HOEM Pro, attraverso la quale possiamo sfruttare delle opzioni avanzate del nostro gimbal. Questa è l'interfaccia principale dell'applicazione. Sulla casetta si ritorna a quella che è la prima pagina dell'app, attraverso la quale si entra e attraverso la quale purtroppo bisogna fare la procedura di registrazione. Infatti non si può usare il gimbal senza registrarsi nell'applicazione, perciò se comprate questo gimbal e non riuscite ad avviarlo la prima volta, sappiate che dipende dal fatto che dovete registrarvi attraverso l'applicazione. È obbligatorio, purtroppo è una cosa che si poteva anche evitare, a mio avviso. L'hanno integrata, sappiate che è così. Qui si può spegnere o accendere il flash posteriore. Attraverso questo pulsante, come anche attraverso il gimbal stesso, possiamo ruotare la camera, passare da quella anteriore a quella posteriore. Qui abbiamo il tracking, che può essere face tracking, ovviamente non rileva nessuna faccia e non segue niente, oppure object tracking. C'è un oggetto inquadrato, lo selezioniamo attraverso l'applicazione e il gimbal seguirà l'oggetto che abbiamo selezionato. Prima di vedere le impostazioni, vediamo cosa c'è dall'altra parte. Qui c'è lo zoom, che è digitale, è lo stesso che si aziona ovviamente attraverso il manico con il cursore dedicato. Se il vostro telefono consente la messa a fuoco, sarà possibile anche cliccare questa piccola F e quindi a quel punto invece della Z sarà F attivo, cioè sul fuoco, e il cursore laterale del gimbal non azionerà più lo zoom, ma azionerà quello che è la messa a fuoco. Sulla parte destra abbiamo alcuni filtri che possiamo applicare alle nostre foto e video. Poi abbiamo il riconoscimento gestuale, possiamo fare o una V oppure un ciao per avviare foto e video. Devo dire che ha funzionato anche abbastanza volte. Ovviamente il tasto rosso è quello che scatta la foto o fa partire il video se vogliamo farlo in manuale dall'applicazione. E sotto abbiamo la galleria di quanto abbiamo registrato. Ulteriori voci sulla destra sono timelapse, non l'hanno messa tra gli effetti speciali, non ho capito come mai. È quello che ci consente di selezionare alcune posizioni del nostro gimbal, quindi facciamo inquadrare alcuni posti del gimbal, poi gli diamo il via, il tempo e lui creerà tutta una serie di foto che poi convertirà in video e si avrà l'effetto di timelapse in movimento che tanto va di moda. Foto e video è quello che vi dicevo, fa il passaggio tra la modalità foto e la modalità video. E poi c'è la sezione momento, che è quella degli effetti speciali. Qui abbiamo tutta una serie di preimpostazioni, tra l'altro alcuni degli effetti hanno anche la musica incorporata in automatico. Fortunatamente possiamo toglierla attraverso l'iconcina dedicata. Abbiamo la modalità Inception. Funziona molto bene, devo dire anche che l'effetto risultante è gradevole. Abbiamo la vista panoramica, poi abbiamo il timelapse statico, cioè il gimbal sta fermo, il telefono sta fermo e inquadra quello che avviene in modalità rallentata e poi il video ovviamente sarà velocizzato, il video risultante. C'è l'effetto chiamato rotazione fantastica.
la funzione Dolly Zoom che purtroppo con questo telefono non riesco a utilizzare perché l'effetto zoom sul mio smartphone non è dei migliori. Insomma, la sezione momento ci consente di fare diverse cosine carine. Nelle impostazioni abbiamo diversi settaggi, quelli del gimbal, cioè possiamo regolare l'inversione dei motori, la velocità di risposta, insomma tanti settaggi anche profondi a livello proprio tecnico del gimbal. E infine sulle impostazioni della macchina fotografica abbiamo appunto i settaggi fotografici di foto e video. E anche qui devo fare un appunto perché purtroppo certe modalità di registrazione che il mio telefono supporta non sono invece disponibili a livello di applicazione, quindi non possiamo utilizzare magari o altre lenti o comunque magari il 4K a 60 frame al secondo se il vostro telefono lo supporta, possiamo usare solo quello che ci consente di usare l'applicazione. Però la buona notizia è che il gimbal ci consente di usare anche la nostra applicazione nativa del telefono, quindi non per forza utilizzare la loro app. Perderemo il face tracking, perderemo la sezione momento, però in compenso potremo usare tutte le risoluzioni che ci consente il nostro smartphone, tutte le lenti, tutte le ottiche presenti, nonché comunque avviare e spegnere la registrazione del video sempre attraverso i pulsantini sull'impugnatura, perché questo comunque funziona anche se l'applicazione non è quella dedicata Home. Insomma, per poco più di 50 euro si può portarsi a casa questo gimbal tascabile, leggero, che funziona bene e permette veramente di fare un passo avanti sulla qualità dei video girati. Quindi promuovo questo iSteady X, assolutamente sì, per i motivi che vi ho appena detto. Trovate sotto in descrizione dei link dove prenderlo a dei prezzi veramente fantastici, poco più di 50 euro. Trovate anche il link al canale delle offerte cose cinesi. Iscrivetevi se volete trovare coupon sempre aggiornati e offerte sempre nuove. Schiacciate mi piace, iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!